Siamo tutti consapevoli del fatto che viviamo in un'era di continui e profondi cambiamenti. E ogni giorno succedono cose nuove, fatti nuovi, elementi nuovi che entrano in gioco ogni volta a cambiare completamente il quadro di riferimento che avevamo fino a quel momento. Oggi il cambiamento sta diventando sempre più una costante, ma su questo vorrei porre un punto che ritengo di assoluta attenzione, e cioè che oggi come oggi all'interno delle imprese e delle grandi organizzazioni intravedo una grossa area di rischio. L'area di rischio è questa. Tutti concordiamo, tutti parliamo di cambiamento, della necessità di cambiare continuamente, ma la percezione è che ogni volta che noi ci esprimiamo in questi termini lo facciamo sempre pensando a qualcun altro, come se il cambiamento riguardasse sempre un'altra persona, sempre un altro collega, sempre un altro collaboratore e perché no, sempre anche il nostro capo. Oggi come oggi credo che una delle variabili determinanti stia proprio nella capacità di razionalizzare questa necessità, soprattutto a livello personale. Poi ciascuno di noi si orienterà, prenderà decisioni, valuterà situazioni e prenderà direzioni fino a quel momento anche inesplorate in funzione di quelle che sono le proprie aspettative, le proprie necessità e perché no anche le proprie caratteristiche personali. In un quadro di continua e costante evoluzione, credo che il focalizzarsi ogni giorno, ogni istante, ogni secondo sulla necessità innanzitutto di fare un minimo di autoanalisi preventiva prima di entrare in un logico e normale processo di cambiamento, sia uno dei fattori determinanti per il successo sia individuale che delle organizzazioni. Con questo credo mi auguro più che altro, di riuscire a suscitare un minimo di dubbio, nel senso buono del termine, ogni qualvolta ci ritroviamo a parlare di cambiamento all'interno della nostra organizzazione, all'interno del nostro team, del nostro gruppo di lavoro e perché no, anche per noi stessi.